Si inaugura oggi la mostra Paideia, una collaterale che il MAN di Napoli ha voluto fortemente in occasione delle Universiadi. Si tratta di ripercorrere l'educazione, la formazione dei giovani della Grecia antica e di Roma rispetto al tema delle attività agonistiche. Nella Grecia antica e anche a Roma lo sport non è partecipazione, è effettivamente agonismo, ma c'è rispetto per l'avversario e c'è l'idea che questo momento legato allo sport servirà alla formazione non solo fisica ma anche mentale del nuovo cittadino, perché attraverso lo sport si innescano i valori della collaborazione e della sentirsi un tutt'uno in un'unica società e quindi in ultima analisi della costituzione della città greca. Ecco perché noi siamo lietissimi di esporre all'interno della sala dei tirannicidi splendide anfore attiche, splendide anfore panatonaiche, affreschi pompeiani, oggetti in bronzo che fanno riferimento alle discipline più disparate, dal lancio del disco al lancio del giavellotto, alla lotta, al pugilato e a tutti quegli strumenti come il pancrazio o come gli ariballoi per l'olio profumato che servivano appunto per le varie attività. Quindi oggi è una festa dello sport, fra due giorni inaugureranno le Universiadi e noi speriamo che anche in questo periodo tanti atleti e tanti personaggi da tutto il mondo visitino il nostro museo e apprezzino la mostra. Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha voluto celebrare le Universiadi con l'organizzazione di una mostra, Paideia, Giovani e Sport nell'Antichità, che vuole appunto sottolineare, evidenziare lo stretto legame che nell'antichità classica, così come oggi, esiste tra lo sport e l'educazione dei giovani. Per l'occasione sono stati selezionati una serie di reperti esposti molto raramente che rappresentano le iconografie, le varie discipline sportive che costituivano il fulcro, insomma, delle gare, delle varie competizioni nell'antichità greca e romana. E si deve proprio all'antica Grecia l'introduzione in Occidente del valore della disciplina sportiva come elemento fortemente coesivo della società, perché attraverso l'organizzazione di competizioni e gare i cittadini avevano l'opportunità di partecipare alle varie manifestazioni della vita pubblica, religiosa e civile, sentirsi così parte integrante della società e della comunità del tempo. Inoltre lo sport aveva grande importanza anche come pratica individuale, perché costituiva un elemento fondamentale nell'educazione dei giovani, soprattutto dei giovani aristocratici, e costituiva un elemento fondamentale che scandiva i passaggi di età, il passaggio all'età adulta, educandoli ai valori del coraggio e della nobiltà d'animo, a quello che veniva definito l'ideale della calogagatia, cioè del bello e del buono, del buono inteso come nobiltà d'animo, come valore
morale e come coraggio. La mostra Paideia, Giovani e Sport nell'Antichità, si inserisce all'interno del grande contenuto del contenitore degli Universiadi 2019 come un evento culturale del museo che è stato pensato per avvicinare un pubblico più vasto possibile, anche con un'età più giovane possibile, al mondo dello sport nell'Antichità. Visto non solamente come un momento di svago come lo vediamo noi oggi o come momento di agonismo come lo si vivrà all'interno delle università, ma invece come senso dell'educazione. Il termine Paideia è proprio questo, vuol dire educare. Educare soprattutto i ragazzi, i fanciulli, nel diventare andres, cioè nel diventare uomini. Questo era il senso dell'antichità, questo è quello che abbiamo voluto far vedere con questa mostra, che nel carattere del Man ha preso 22 opere in esposizione in questa sala di tirannicidi provenienti dai depositi del museo, un'ennesima occasione di far vedere quanta ricchezza e quanta bellezza il museo ha e quanti e quali temi si possono affrontare guardando le immagini del passato. Il tutto si completa con una parte invece moderna, che è la mostra dell'architetto Emilio Porcaro, io penso che sono le nuove immagini, i nuovi segnali, i nuovi sentimenti lasciati da persone qualsiasi scattate davanti a complessi archeologici o complessi panoramici della nostra regione in stile con quello che è appunto il senso dell'università, il senso dell'educazione. Quindi educare lo sport, educare alla vita. Blanket me with warm and blinding sun. Oggi iniziamo e stringiamo una collaborazione che è iniziata un po' di tempo fa col MAN, uniamo sport, eventi sportivi, turismo ma anche cultura. È una mostra molto importante che è stata realizzata dal museo, da qui domani ci sarà una torcia che è simile a quella olimpica che riposerà e ripartirà da qui per arrivare poi la sera del 3 luglio allo Stadio San Paolo e dare ufficiale inizio a questo evento sportivo. Sconti per gli addetti ai lavori, sconti per chi prende un biglietto per le università, quindi una grande sinergia di cui ringrazio il direttore del museo e che potrà dare lustro alla Campania e alla regione tutta, considerando che saranno qui presenti in Campania 8.500 atleti, più di 1.000 arbitri, 1.000 famiglie FISU, 1.000 delegazioni cinese che viene per l'università che loro dovranno organizzare nel 2021, quindi una grande occasione per far conoscere anche il Museo Man nel mondo. Ecco belli melanurk, ecco insalat, e purpudiel vrash, ecco olive, signor, stamattina, so che è la Sicilia. Nel mio quartiere si urlava spesso e si urlava di mattina ed erano i venditori ambulanti che venivano a vendere la frutta, la verdura, il pesce, le olive e noi ragazzini facevamo la fila vicino a quei carretti fin quando non riuscivamo ad avere qualcosa. E devo dire che qualche cosino riusciamo sempre a prendere. Non era povertà, era curiosità. Perché? Oh, can, a Vignaruma. Era un po' come chiederlo ai nostri genitori. Oh, logo, e che sono che me la nurk. E i fruttivendoli ci trattavano come dei figli. Ci davano delle prugne, e belloghi, e prugna, delle prugne, uè. E anche degli schiaffi, se tu allungavi la mano senza chiedere. Patrizio! Non lo vedi? La signora ha bisogno di una mano. Aiutala a portare le buste della spesa. Mamma, ma sto giocando. Oi, non mi rispondere così, sennò vengo là un sacco di te cazzo. E quando le cose stavano così, non avevi scelta. Dovevi prendere le buste delle signore e accompagnarle fino alle porte di casa. Primo piano, signora Esposito, la vostra spesa. Secondo piano,
signora Catalano, servita, terzo piano, signora Cati, sempre a disposizione, quarto piano, e ti pareva che la spesa è più pesante, ma loro non era il signor quarto piano, signora Greco, a spesa vostra, è proprio pesante. Lo spettacolo si svolge su due vite parallele di Patrizio Uomo e Patrizio Pugile. Da una parte, dove Patrizio Uomo proviene dalle macerie, lotta nelle macerie, e dall'altro lato il Pugile che comunque, nonostante le macerie, riusciva a costruire la sua carriera nonostante ci fossero tutte queste difficoltà. E questo è un bellissimo messaggio ai giovani per far capire che nella vita, quando uno crede in quello che fa, crede nei sogni, le cose si possono fare. E quindi la mia vita racconta questa, quindi vengo da queste grosse problematiche, dalla povertà, da un padre violento che sfogava la sua violenza su mia madre, la morte di mio fratello, quindi tutti questi ostacoli non hanno mai impedito di raggiungere il sogno che facevo tutte le notti, di diventare campione olimpico e campione del mondo. Abbiamo comunque rappresentato sia la sacralità del teatro e dello sport. Infatti la scenografia rappresenta un tempio greco nella parte letteraria, nella parte sportiva rappresenta poi una sauna, perché la sauna è un punto importante e cruciale della mia carriera, perché se in quella sauna io non riuscivo in un giorno a dimagrire di 1,5 kg, sarei stato eliminato dai giochi olimpici. E quindi grazie a quella sauna riuscii a rientrare in peso, fui ammesso al peso ufficiale e diventa campione olimpico.